È stato Monsignor Salvatore Muratore, vescovo emerito di Nicosia, ad officiare la solenne concelebrazione eucaristica che si è tenuta sabato sera a Sciacca presso la Basilica Maria Santissima del Soccorso, in occasione del 50° anniversario dall'ordinazione sacerdotale dell'arciprete Don Giuseppe Marciante. Una ricorrenza che, preceduta da una settimana di preghiere e riflessioni sui valori del sacerdozio e sulle vocazioni, ha riunito numerosi presbiteri della diocesi di Agrigento. Un momento di festa per un sacerdote che, durante mezzo secolo di percorso ministeriale, ha servito con passione e zelo le comunità ecclesiali di Sciacca, Burgio, Caltabellotta e Ribera. La concelebrazione eucaristica che si è svolta dinanzi alle autorità civili, militari e religiose del territorio è stata registrata integralmente da RMK TV e andrà in onda oggi in coda ai telegiornali. Ve ne proponiamo alcuni passaggi. È lui che ci ripete e che ti ripete, Padre Giuseppe. Ti basta la mia grazia, ti è bastata la mia grazia. Allora grazie per la sorgente. Mi dicevi con stupore e con piacere come questa data ti sia particolarmente cara, non solo per la tua ordinazione, ma anche perché è il giorno anniversario del matrimonio dei tuoi genitori. Dove e da chi hai imparato ad innamorarti di Dio? Dove hai imparato a dare la vita per amore? Dal latte materno, sulle ginocchia di tuo padre e di tua madre, nel grembo di una comunità che ti ha fatto conoscere il Signore. Allora, grazie per le radici. Se scorri la tua vita, ti accorgerai che i momenti più alti, più significativi, più intensi sono stati i momenti in cui ti sei donato con generosità e con gratuità. 6 luglio 1974, giorno della mia ordinazione, e il vescovo Muratore faceva riferimento alle radici. Questa giornata non l'ho voluta cambiare perché c'è una radice che mi ha tenuto fermo, è la radice del matrimonio dei miei genitori Paolo Marciante e Campo Paola. Mamma e papà che sento sempre vicini e ai quali va il mio primo pensiero di amore e di gratitudine per il dono della vita e della fede. Carissimi fratelli e sorelle tutti, ripercorrendo questi 50 anni del mio ministero sacerdotale, per tanti anni Gesù Cristo si è servito delle mie mani, povere mani, per benedire, per battezzare, per consacrare, per assolvere, per accarezzare. Quante messe celebrate, quanti giorni nelle varie aule scolastiche, scuola media, liceo scientifico, seminario, istituto di scienze religiose, scuola teologica per i ministeri. Questa parola, seminata nei cuori di tanti fratelli e sorelle, che è diventata parola di vita, di conversione, di fede vissuta e testimoniata. Di tutto rendo grazie a Dio. Che cosa mi porto dietro come ricordo impresso nel mio cuore? Una vita vissuta con i miei fratelli e sorelle delle varie comunità. Un cammino di fede partecipato, un'esperienza di una umanità fiorita dalla conoscenza e dall'amicizia con tante persone.